Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo degli hard disk per chi produce audio. Facciamo subito una distinzione tra hard disk a stato solido o hard disk meccanici. Prendiamo in esempio il sito ePrice, che mostra appunto tutte e due le caratteristiche di hard disk. Quelli a stato solido, li vediamo, sono normalmente più piccoli e quindi più adatti ai computer portatili, ma se ne consiglia comunque l'installazione anche sui computer desktop. In alternativa esistono hard disk a stato solido con differenti configurazioni e interfacce. L'hard disk a stato solido, per meglio dire SSD, ci permette un accesso rapidissimo alle informazioni in esso contenute, non essendo quindi schiavo di una meccanica e quindi di una testina che va a leggere fisicamente su un disco interno. È molto più simile quindi ad una RAM. Le caratteristiche principali di un hard disk a stato solido sono quindi la capacità, in questo caso è possibile arrivare fino a 1 terabyte o 2 terabyte, chiaramente il costo è molto più elevato rispetto agli hard disk standard, ma anche le performance. Non a caso infatti riusciamo a raggiungere ben 520 MB al secondo in velocità di scrittura e lettura. Altri hard disk a stato solido possiedono velocità superiori. In questo momento sul mio desktop ho installato due Samsung da 1 terabyte che contengono le librerie di Kontakt. Kontakt riesce ad accedervi molto velocemente rispetto a un hard disk standard, mentre il sistema operativo è installato sempre su un hard disk a stato solido da 1 terabyte, ma di marca Crucial. Vediamo quindi come sceglierli. Normalmente un hard disk che contenga un sistema operativo, il software di recording e qualche libreria si appresta dai 256 ai 500 GB. Selezioniamo e troviamo in questa offerta diverse soluzioni estremamente vantaggiose, come vediamo appunto dal sito, ma anche il sito di Amazon te propone lo stesso tipo di offerte. L'unica controindicazione che si ha quindi con questo genere di hard disk è quella che nel momento in cui si rompono è quasi impossibile recuperare i dati al suo interno. Se ne consiglia quindi l'uso giornaliero per quanto riguarda il sistema operativo, il software e il recording, e si straconsiglia il backup subito dopo la registrazione su un hard disk esterno o un secondo hard disk interno a stato meccanico. Rimanendo sempre in tema di hard disk SSD, ricordiamoci che sono ovviamente hard disk che contengono un loro sistema operativo, per cui è importante ricordarci periodicamente di andare sul sito dei costruttori e cercare di scaricare l'ultimo firmware e gli ultimi aggiornamenti in grado di garantirne le prestazioni al meglio. Nel caso invece scegliessimo degli hard disk a stato meccanico, vediamo come fare i test. Per prima cosa occorre installarlo all'interno del nostro computer e iniziare la formattazione. La prima formattazione che io consiglio è quella standard, per cui l'hard disk verrà formattato molto velocemente. Nel caso di macOS selezioniamo il disco, clicchiamo su Erase, lo chiamiamo in questo caso archivio 2 e lo cancelliamo. L'hard disk verrà formattato in maniera sommaria, ma comunque ci permette di constatare se al momento la sua funzione è ottimale. Dopodiché dovremo iniziare una formattazione, o quantomeno è quello che vi consiglio di fare, scrivendo su ogni singolo settore del disco per verificare effettivamente se tutta la superficie del disco è scrivibile e quindi l'hard disk è in grado di contenere i nostri dati. Per cui nel caso del macOS io scelgo la formattazione a basso livello, in cui appunto, come viene indicato anche nello specifico, questa opzione scrive ad ogni singolo passaggio 1-0 su tutti i settori del disco per una volta. Possiamo ovviamente scegliere di poterlo fare anche 3 o 7 volte. L'importante è ricordarci che lui scriverà fisicamente su ogni settore del disco, per cui un hard disk, in questo caso di 4 terabyte, impiegherà forse anche un paio di ore per poter essere scritto completamente. Clicchiamo ok, armiamoci di tanta santa pazienza e cancelliamolo. Qualora scegliessimo invece di utilizzare un disco meccanico, ricordiamoci quindi che facendoci audio, quindi registrando e leggendo contemporaneamente, il disco sarà costretto ad uno stress superiore rispetto al normale utilizzo. Per questo scegliamo una categoria leggermente superiore o professionale dell'hard disk in questione. Prendiamo ad esempio una serie da 2 terabyte in grado di contenere quindi sia il sistema operativo, i software e anche un po' di recording. E noteremo che il prezzo varia dai 60 euro fino ai 1000. Perché? Perché l'hard disk in questo caso, in base anche alla velocità e quindi anche alla struttura di come è costruito, sarà in grado di sostenere più o meno stress in base al tipo di lavoro che andremo a fare.
Chiaramente, come dicevo in precedenza, il lavoro di recording audio è molto più stressante dell'uso normale dell'hard disk. Ogni brand ha quindi una settorializzazione suddivisa proprio per caratteristiche di stress meccanico. Prendiamo ad esempio la serie Western Digital e vedremo come lo stesso hard disk da 2 terabyte, chiamato appunto Western Digital Purple, costi sui 70 euro in questo caso, mentre la stessa casa, quindi lo stesso brand, propone la versione Black a 118 euro. Le differenze ovviamente non sono poche, ma vediamo sempre, rimanendo in tema di Western Digital, che cosa abbiamo a disposizione. E notiamo subito che esiste una versione da 214 euro. Andiamo a vedere le sue caratteristiche. 7200 giri al minuto, quindi estremamente veloce come meccanica, un buffer di 32 MB. Vengono appunto identificati come RAS, si adattano a esigenze di storage più evidenti, il trasferimento è di 6 GB al secondo e possiede addirittura un sistema di, viene chiamato no touch ramp, di posizionamento della testina migliorato rispetto alle altre tipologie di hard disk. Quindi diciamo che comunque è un hard disk professionale. Torniamo indietro, stesso brand, notiamo un'ascesa di prezzo verso i 189 euro e fino ad arrivare alla versione RAID da 180, scendendo piano piano. Possiamo arrivare quindi fino ad una serie blu da 60 euro in questo caso, oppure la serie green, che è sempre rimasta economica a livello di prestazioni. Quello che vi consiglio appassionatamente quello è appunto scegliere un hard disk che sia un compromesso tra affidabilità e prezzo, perché non ha prezzo perdere i dati che noi ci andiamo a registrare sopra. Per cui risparmiamo sì magari 100 euro in questo momento, ma ci potrebbe costare migliaia e migliaia di euro la perdita dell'intero lavoro ad un certo punto della vita dell'hard disk. Andiamo a vedere le caratteristiche anche di altri hard disk. È chiaro che avremo bisogno di un hard disk veloce, quindi gli hard disk andrebbero scelti tra i 7200 e i 10.000 giri per poterci garantire un'ottima prestazione da parte del sistema operativo. Non dimentichiamo che lo stress meccanico è dato anche dal surriscaldamento del disco stesso, non a caso appunto aumentando i giri, quindi aumentando la velocità, il surriscaldamento sale, lo stress meccanico aumenta e quindi ci porta ad avere un hard disk più fragile rispetto allo standard. È ovviamente consigliato l'utilizzo all'interno di una macchina che sia ben ventilata, oppure esternamente in un ambiente dove la temperatura viene controllata da un condizionatore e rimanga sempre almeno sui 24 gradi. Andiamo a vedere adesso le caratteristiche dei Seagate, un altro brand top. Notiamo subito che è possibile accedere anche ad hard disk da 480 euro, sempre rimanendo sui 2 terabyte. Bisogna ovviamente controllarne le prestazioni. Ma andiamo sulla stessa fascia di prezzo, notiamo che abbiamo sempre un hard disk da 7200, in questo caso con 128 MB di cache. Facciamo sempre riferimento a questo valore, che è la durata oraria presunta del disco, considerando che lavorando in audio ed anche in video questo tipo di rapporto potrebbe essere addirittura dimezzato. Quindi consideriamo che se ci viene garantito un utilizzo in questo caso di 140.000 ore, molto probabilmente attraverso l'uso che ne faremo del recording potrebbe abbassarsi a 70.000 ore. Personalmente suggerisco il ricambio degli hard disk su cui lavoriamo ogni 2 anni. Per quanto riguarda invece gli hard disk di backup, cioè hard disk che noi accendiamo saltuariamente per poter copiare soltanto il lavoro e quindi anche l'archiviazione, è bene scegliere hard disk anche leggermente più lenti, quindi non necessariamente avremo bisogno di una velocità tra i 7200 e i 10.000 giri. Potremmo scegliere ad esempio hard disk da 5400 giri, dove troviamo appunto hard disk dedicati esclusivamente allo storage. In questo caso possiamo ipotizzare anche di acquistare hard disk molto più capienti, ad esempio 4 terabyte, e salire fino appunto a 224 euro, o anche scegliere la serie Barracuda, che è veramente ottima, metterli in RAID e quindi fare un doppio backup in modalità mirror, per cui il computer vedrà comunque un singolo hard disk, ma ogni volta che ci copieremo sopra i file verranno duplicati sui 2 dischi. Il controller RAID si occuperà poi di avvertirci qualora ci fosse un problema su uno dei 2 dischi. In quel caso sarà sufficiente togliere quello difettoso, ricopiare i dati fuori dall'altro e sostituire i 2 dischi con 2 dischi nuovi. Ricordiamoci che nella modalità RAID è consigliato utilizzare gli stessi identici hard disk. Una volta poi eseguito il backup, potremmo andare ad esempio ad acquistare una valigetta che possa contenere al suo interno tutti gli hard disk e poterli proteggere quindi da polvere, umidità e urti.
In questo caso ho scelto una valigetta standard da Amazon, costo 40 euro, che ne contenga appunto 10. Ho acquistato anche una seconda valigetta più piccola che possa contenere invece gli hard disk da 2,5. In questo caso può contenere fino a 25 dischi, sempre proteggendoli appunto da urti, polvere e umidità. Gli hard disk invece da 2,5 pollici hanno un rapporto di resistenza superiore a quelli da 3,5, perché sono appunto studiati per poter essere utilizzati all'interno di computer portatili e quindi più soggetti ad urti e sollecitazioni. Non a caso molti professionisti preferiscono scegliere hard disk di backup proprio nelle dimensioni di hard disk da 2,5. Ovviamente l'hard disk da 2,5 costa leggermente di più rispetto a quello da 3,5 pollici. In questo caso abbiamo un hard disk da 4 terabyte da 2,5 pollici, stesse dimensioni dell'hard disk da portatile ma leggermente più spesso, con 5400 giri, 128 MB di cache, ma che sicuramente è più performante e resistente rispetto a quelli da 3,5. Per quanto riguarda invece la configurazione degli hard disk all'interno del computer, quello che suggerisco è quindi un hard disk SSD che contenga il sistema operativo, il software Lado di recording, i plugin, qualche libreria e uno spazio sufficiente, almeno di 100 GB, in grado di registrare una sessione di Pro Tools, Logic, Digital Performer, Cubase o Studio One. In questo modo la DAW non verrà stressata sotto l'aspetto lettura-scrittura della sessione. Dopodiché consiglio, ovviamente per chi utilizza Kontakt, di avere un secondo hard disk SSD oppure due che contengano le librerie che Kontakt dovrà poi caricare al suo interno e quindi rendere performanti nel momento in cui si suonano. Come terzo consiglio utilizzo un terzo hard disk a stato meccanico da 7200 giri dove poter riporre il backup delle sessioni appena registrate. Successivamente creo un hard disk RAID esterno o interno al computer dove poter copiare definitivamente, quindi archiviare, le sessioni finite. Nel frattempo il nostro hard disk da 4 terabyte che si sta formattando a basso livello ci dà una stima di 5 ore. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto nei miei seminari al corso professionale presso il mio studio dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i commenti sotto. Ciao, a presto!